La rivoluzione dell'intelligenza artificiale, del big data, è già arrivata anche nel mondo del marketing. Come le aziende dialogano con i consumatori, come li attivano, come gestiscono la relazione, la fidelizzazione. L'Italia gioca da protagonista con un'azienda sempre più grande e Giacala, controllata dal fondo Ardian e dal fondatore Matteo De Brabant. Noi abbiamo a CEO Talk l'amministratore delegato Stefano Pedron, che ringrazio, ben arrivato. Grazie, buongiorno. Pedron, dicevo che giocate ormai la partita a livello globale, internazionale, perché avete da poco acquisito una società molto importante in Danimarca, FFW. Tra poco ci racconta che cosa cambierà e perché è così trasformativa questa operazione per voi. Però vorrei iniziare dalla vostra definizione, perché voi siete un campione del MarTech. Cos'è esattamente oggi il MarTech? Allora, MarTech sembra una brutta parola, ma in realtà vuole sintetizzare il fatto che noi aiutiamo le nostre aziende clienti, i nostri partner, a usare dati, tecnologia e digitale insieme per migliorare e massimizzare le proprie performance commerciali e marketing. Alla fine aiutiamo le aziende a vendere di più, come usando bene i dati, la tecnologia e il digitale, che oggi sono degli strumenti fondamentali per poter stare sul mercato, per poter avere successo, perché il mondo Fa la differenza, saperli o non saperli utilizzare fa la differenza tra aziende che vincono e aziende che restano in disparte. Ci fa qualche esempio delle attività principali che vengono più richieste dal mercato e su cui voi siete attivi? Certamente, noi oggi abbiamo delle linee di offerta che vanno molto in profondità su come estrarre dai dati, quindi la materia prima, no? Si è parlato a lungo del new oil come risorsa fondamentale per le aziende, per la propria produttività e per il proprio successo. Aiutiamo le aziende a strutturare sia dal punto di vista tecnologico, di infrastruttura, che di modellizzazione, e quindi come costruire gli algoritmi e come arricchire i propri dati proprietari e utilizzarli in modo da migliorare le proprie performance. Quindi le aziende ci chiamano per aiutarle dal punto di vista della progettazione, dell'implementazione tecnologica. Noi su quasi 3.000 dipendenti abbiamo 1.500 collaboratori che lavorano nell'area tecnologica, quindi siamo un'azienda non solo di pensiero ma di azione, proprio perché i clienti vogliono che siamo molto concreti e li aiutiamo a trasformare il dato e la propria infrastruttura tecnologica in un fattore competitivo. Dopodiché cosa ci chiedono? Ci chiedono di mettere il dato in produzione e fare in modo che attraverso il digitale, quindi le interfacce digitali con i propri prospect, con i propri clienti, trasformino il contatto in un interesse, una visita in un punto vendita, un acquisto sul punto vendita o su un carrello di e-commerce o sul mobile. E quindi lì entra in gioco la competenza di costruire canali digitali efficaci e la competenza di marketing di costruire delle meccaniche che facciano sì che il cliente poi si faccia ingaggiare. Quindi software e creatività, algoritmi e però anche il tocco umano. Come trovare l'equilibrio oggi? Cosa conta di più? È un equilibrio molto difficile, perché non devi mai diventare o solo uno o solo l'altro, e quindi sta tutto nel mixare le competenze corrette delle persone nella squadra, in modo che ci sia tanta capacità di tecnologia e di utilizzo del dato, ma ci sia un fattore umano, creativo, di ingegno che trasformi quello che è un elemento puramente meccanico in uno strumento che poi viene accolto dal consumatore. Quindi la nostra strategia è sempre quella di mixare anche profili molto diversi. Noi abbiamo delle tribù, come le chiamo io, all'interno dell'azienda, che sono profondamente diverse, dallo sviluppatore, dal tecnologo, al creativo, all'analista dei dati, alle persone che fanno innovazione pura, e questo crogiuolo di tribù è veramente il fattore competitivo che oggi ci porta. Voi avete una storia di innovazione che nasce agli albori della rete, di internet, era il 2000, quando Matteo De Brabant, partendo da una lista nozze messa online e poi la regalistica aziendale, avete attraversato tutte le fasi del marketing, che è diventato sempre più digitale, fino ad arrivare a questa definizione di MarTech che vi contraddistingue ormai da una decina di anni sostanzialmente. Esatto, diciamo che dal 2015 in poi abbiamo virato l'azienda su quest'area, perché era evidente che c'era una convergenza di competenze necessarie per creare progetti di successo per i nostri clienti, che avevano bisogno di una guida per dominare
questo mondo, questo ecosistema che diventava sempre più complesso, sempre più articolato. Sono gli anni della definitiva affermazione in particolare del mondo dei social. Facebook, ma non solo, hanno trasformato il modo in cui anche le aziende comunicano. Quanto la concorrenza degli americani, di fatto, che erano e in parte sono ancora i leader nel vostro settore, ha condizionato il vostro sviluppo e come un'azienda italiana riesce a confrontarsi con loro? Noi abbiamo sempre guardato gli Stati Uniti come un modello di sviluppo nel nostro settore perché ci sono i campioni dal punto di vista dimensionale e dell'offerta, sono soprattutto in quel mercato. Però come azienda italiana abbiamo avuto sempre l'ambizione di giocarci quella partita e lo stiamo facendo perché il nostro percorso di aggregazione di competenze ma anche di crescita organica molto forte ci sta portando a essere assolutamente un player rilevante e riconosciuto anche per loro. La frontiera di quel mercato in cui con l'acquisizione di SFW adesso abbiamo acquisito una presenza importante ci porterà a diventare un vero player anche su quel territorio. Parliamo di questa operazione FFW, l'abbiamo raccontata nella nostra cronaca, azienda danese in realtà molto presente a livello globale in altri mercati. Sì, al 40% Stati Uniti, 40% Germania, poi Francia, UK e Danimarca, perché l'imprenditore fondatore è un danese, una persona super in gamba che ha creato da zero questa azienda e oggi è uno dei fattori che useremo in un modello di integrazione che nel nostro caso è sempre completo perché il valore vero lo riusciamo a esprimere quando facciamo le acquisizioni integrandole in un modello che poi al cliente porta un'unicità di servizio e non a silos dove non c'è la reale capacità di sviluppare sinergia. Questo è un passaggio epocale per la storia della nostra azienda. Diamo anche qualche numero perché noi siamo una TV di mercato. Rispetto alla vostra realtà, avete quasi aggiunto un 50% di dipendenti, ad esempio, ma in termini sia di fatturato che di valore di questa operazione, cosa rappresenta per voi? Allora, per noi questa operazione ha aggiunto 1000 collaboratori che vanno dalla California al Vietnam, perché FFW è una società tecnologica, quindi ha presenza di mercato, ma poi ha presenza anche di strutture di delivery e quindi sviluppatori, solution architect, che sono dislocati in diverse geografie appunto per poter coprire tutte le time zone anche nello sviluppo di progetti globali. FFW ha clienti che vanno da Pfizer a Comcast a Moderna che lavorano su tutte le geografie, quindi c'è necessità di avere una struttura di supporto molto, molto estesa. E abbiamo aggiunto 100 milioni di ricavi netti che ci portano a questo punto come azienda quest'anno ad avere un obiettivo superiore ai 500 milioni e quindi con una crescita molto importante rispetto allo scorso anno. Quindi oggi il gruppo si è trasformato e questo è il trampolino però per prossime operazioni che ovviamente stiamo già considerando perché appunto il nostro obiettivo è quello di diventare una delle prime 5 aziende al mondo in questo settore e siamo lanciati verso il raggiungimento della nostra ambizione. Sicuramente questo fa parte anche della strategia che il fondo Ardian, che è entrato in pieno Covid perché era il 2021, vi ha dato come obiettivi, ma crescere in questo modo costa. Quanto avete valutato FFW e quante risorse pensate di avere a disposizione per le prossime operazioni? Allora, Ardian ci sta sostenendo in maniera straordinaria, è un fondo che ha comprato il nostro progetto e si è entusiasmato nel volerci accompagnare in questo tratto della nostra storia, ha messo a disposizione risorse importanti, l'operazione FFW è un'operazione da circa 250 milioni, quindi il più grosso investimento fatto da Giacala nella sua storia e rappresenta anche la più grossa operazione fatta nel mercato privato nel 2023 nei servizi digitali. Quindi è un'operazione di rilevanza europea dal punto di vista della size. Chiaramente in questo momento siamo molto concentrati sull'integrazione, proprio perché dicevo il nostro modello è un modello che punta molto non solo sul portare dentro le competenze, questo basta avere capacità finanziaria, possono farlo tutti, ma poi la nostra distintività è quello di creare una One Giacala con tutte le competenze
integrate, perché questo porta valore vero ai nostri clienti. Stiamo guardando anche altre cose, chiaramente, in questo momento più sul lato delle competenze, di aggregare e portare all'interno competenze aggiuntive, e poi la prossima grossa partita, che sarà alla fine di questo ciclo o all'inizio del prossimo, sarà quella di fare una grossa operazione sul mercato statunitense, perché a quel punto portare la sfida in casa dei leader. Esatto, esatto, e con una punta di orgoglio, dico, un'azienda italiana che è partita dall'Italia ma che oggi ragiona già come un'azienda internazionale, proprio perché ha cambiato il suo tessuto connettivo e oggi è fatta di tantissimi professionisti, di tantissime nazionalità, e quindi noi stessi dobbiamo ragionare per primi non come gli italiani che integrano gli stranieri, ma come un'azienda multinazionale, mantenendo però il cuore italiano, quindi con tutte le sue positive connotazioni in termini di creatività e c'è un made in Italy anche dell'innovazione, della tecnologia, del digitale, del marketing, dove abbiamo imparato lezioni da altri, ma oggi possiamo insegnare. Assolutamente, io credo che noi oggi siamo un punto di riferimento, ce lo riconoscono anche tanti competitor stranieri, ci vedono come un modello che va guardato con interesse, e quindi sì, assolutamente, questa è una cosa. Torno da dove siamo partiti: intelligenza artificiale, big data. Dagli Stati Uniti arriva la nuova rivoluzione. Fino a novembre nessuno sapeva cosa fosse GPT, ChatGPT, oggi siamo alla quarta versione, esatto. Ma poi naturalmente il mercato si è mosso ad una velocità straordinaria. Esatto. Google, Amazon, tutti i grandi del tech stanno lanciando le loro applicazioni. Cosa cambia per chi fa marketing, per chi lavora con le aziende sul digitale? Come lo utilizzate voi? Allora, questo, vabbè, dico una banalità, è un salto tecnologico vero, non è incrementale, e quindi cambierà tutto. Noi ne siamo consapevoli, in realtà noi dal 2018 che lavoriamo su progetti di intelligenza artificiale, da quando Google ha rilasciato il primo Large Language Model, e da lì abbiamo costruito un team che ha iniziato appunto a usare questa tecnologia all'inizio per funzioni semplici come la classificazione di testi o di documenti che all'interno di un processo di marketing richiedevano molto tempo. Dopodiché siamo passati nel 2021 a una parte più generativa, anche qui nella gestione dell'email marketing, per esempio, dove a seconda di come tu strutturi il titolo di una mail, la tagline e come componi la tua comunicazione, i tassi di apertura cambiano in maniera radicale. Questo porta maggiore performance. Oggi, che è arrivato la parte più realmente potenziale della componente generativa, stiamo mettendo tutte le nostre persone, noi abbiamo un team di oltre 50 persone che lavorano sull'intelligenza artificiale, a lavorare nello sviluppo di nuove value proposition per i clienti in tutte le fasi della catena del marketing, quindi dall'ideazione all'esecuzione all'ingaggio del cliente. Quindi trasformeremo in tutti i progetti che facciamo per i nostri clienti le singole componenti in ottica AI, perché questo è quello che accadrà e tutti quanti stanno correndo per attrezzarsi. È una rivoluzione che apre grandissime possibilità, al tempo stesso solleva anche dei grandi interrogativi, e noi li affrontiamo quotidianamente, che vanno dal lato etico al lato ambientale, perché l'intelligenza artificiale consuma in termini energetici molto di più rispetto ai sistemi tradizionali, fino al rischio di ingolfare con questa comunicazione sempre più personalizzata la nostra capacità di ricevere questi messaggi, di utilizzarli. Abbiamo visto in questi anni formule diverse, ad esempio le aziende si sono affidate di più all'influencer marketing, persone che riescono a ottenere la fiducia dei consumatori pur non essendo direttamente espressione di aziende o degli specialisti del ramo. Come vedete l'evoluzione di questo insieme di sfide? Allora, oggi chiaramente c'è un tema di regolamentazione che va affrontato nelle sedi giuste, sia l'Europa che altri paesi si stanno occupando di questa cosa con un AI Act che dovrà andare a porre dei limiti soprattutto
su un utilizzo che possa poi essere distorsivo della tecnologia. Questo non sarà un rallentamento dello sviluppo della tecnologia, ma porrà dei boundaries che renderanno appunto l'utilizzo di questa tecnologia più sereno da parte di tutti. Detto questo, è una cosa talmente nuova e pervasiva che saranno necessari adeguamenti continui. Quindi questo è un tema chiave, non sta in capo alle istituzioni, al regolatore, fare in modo che venga usato come un fattore positivo e non come un fattore distorsivo. Dal punto di vista etico e quindi del suo utilizzo, la responsabilità deve stare in capo alle aziende, anche qua si divideranno in quelle che ne faranno un utilizzo corretto e chi lo farà invece in modo non corretto, però poi il mercato selezionerà. E invece l'impatto sul lavoro, io credo che questa cosa produrrà più posti di lavoro invece che toglierne, perché quando ci sono stati grandi salti tecnologici c'è sempre stato un aumento dell'occupazione. A proposito di lavoro, per fare questi lavori, che sono i lavori di oggi ma del futuro, riuscite a trovare i giovani, le persone con le competenze giuste? Perché il mondo delle imprese ci rappresenta come primo freno alla crescita la difficoltà, l'emergenza legata allo shortage, cioè alla carenza di competenze giuste. Per voi? Confermo, questa è la più grossa sfida che un'azienda come la nostra ha, trovare un numero sufficiente di profili che possano occupare queste posizioni. Perché e come reagite? Li formate internamente? Li cercate in giro per il mondo? Li cerchiamo ovunque, stiamo andando anche, innanzitutto abbiamo potenziato tantissimo la nostra struttura HR, abbiamo fatto un super investimento per portare dentro un team molto forte, molto senior, che ci ha aiutato ad aumentare anche la nostra efficacia. Abbiamo digitalizzato tutti i processi e quindi, a proposito di impatto del digitale, in primis lo vediamo su di noi, poi lo portiamo sui clienti, e stiamo cercando di aumentare le fonti di approvvigionamento di persone, andando anche sui diplomati, quindi non limitandosi al, come tradizionalmente le aziende come la nostra facevano, solo con i laureati e con l'università, ma cercando anche di andare nelle scuole professionali, in aree geografiche nuove. Stiamo investendo tanto sul Sud Italia, abbiamo aperto sedi già da qualche anno in Calabria, a Cosenza abbiamo più di 100 persone, adesso Bari, Napoli, Catania, perché ci sono tantissime professionalità che vanno intercettate e portate all'interno di un progetto. Detto questo, lo shortage c'è, è indubbio, e è tutto il sistema paese e sistema educativo che deve un po' modificarsi per poter produrre laureati o diplomati nelle, si chiamano, discipline STEM, no? Che oggi sono particolarmente carenti. Pedrona, abbiamo raccontato l'evoluzione di un'azienda nata in Italia agli albori del digitale, che oggi è diventata leader e vuole giocarsela con i grandi campioni mondiali. Al tempo stesso, nel mondo delle imprese, delle piccole e medie imprese italiane, il marketing digitale resta ancora oggi in gran parte un oggetto sconosciuto, un oggetto difficilissimo da interpretare, da maneggiare, il data, il big data a sua volta. Qual è, dal vostro punto di vista, lo stato di maturità delle nostre imprese e soprattutto come si può aiutarle concretamente a entrare in questo mondo facendo le cose giuste, evitando gli errori che si rischiano anche di fare? Allora, bisogna semplificare e quindi riuscire anche a mettere insieme delle proposte, delle offerte che risolvano dei bisogni basici, perché questi poi aprono la strada a una maturazione anche dell'esigenza all'interno delle piccole e medie imprese. In realtà il contesto lì è abbastanza variegato, ci sono comunque aziende piccole e medie che hanno fatto, magari per intuizione dell'imprenditore, per una sensibilità maggiore, hanno fatto proporzionalmente più investimenti delle grandi aziende e quindi oggi sono dei player sofisticati. On average sicuramente il livello è ancora non sufficientemente sviluppato, sta a noi operatori del settore e all'ecosistema trovare le chiavi giuste di ingresso per non far sprecare investimenti che poi non sono produttivi, e questa è sicuramente una delle aree su cui chi
chi fa mercato nelle nostre aziende è concentrato. Grazie Stefano Pedron. Operazioni in America 23 o 24? Che agenda avete? Operazione prossima in America sarà 24-25, cominceremo a impostare, perché adesso dicevo siamo concentrati sull'integrazione, però colgo l'occasione di questa intervista per darvi una notizia. Abbiamo appena chiuso un'acquisizione in Lituania di un'azienda fortissima sulla tecnologia nel mondo media, si chiama Roybox e che viene dal nostro network di presidio dell'innovazione e che sarà integrata e porterà un cambiamento radicale anche nell'utilizzo del media da parte delle aziende clienti. Questa è una cosa di settimana scorsa e quindi crescita organica da una parte, ma dall'altra. Che dimensioni ha questa Roybox? Questa è un'azienda molto piccola, sono 30 persone, però ha una tecnologia molto appuntita che ci abiliterà l'utilizzo del media in maniera veramente differente per tutti i nostri clienti e quindi siamo molto eccitati dal fatto che porteremo sul mercato una proposizione nuovissima per le nostre aziende, per i nostri partner. E grazie anche di averci anticipato questa notizia, grazie ancora a Stefano Pedron, amministratore delegato di Giacala, in bocca al lupo. Sì. E grazie a voi per aver seguito CEO Talks, vi lascio agli altri approfondimenti e alle notizie dalla redazione di Class CNBC.